nel cuore di ogni figlio, di ogni figlia, c'è l'innato desiderio di imparare, conoscere e scoprire. Poi è arrivata la scuola, dove il sapere si è istituzionalizzato, sono arrivate le verifiche, le interrogazioni e i voti. La scuola, come ci ricorda Ken Robinson, ha ucciso e uccide la creatività dei nostri bambini. Sono felice di non essere stato valutato con un voto, perché alla fine noi non siamo un numero e quindi ci basta sapere cosa abbiamo imparato e su cosa possiamo migliorare. È possibile una scuola diversa? Una scuola che valorizza i bambini smantellando questo sistema? Cioè, è possibile una scuola senza voti? Vi raccontiamo la nostra idea di scuola che abbiamo raccolto in questo fascicolo che consegniamo ogni volta che incontriamo i nostri genitori. Per me la scuola senza voti è meglio, perché i bambini possono vivere liberamente senza stare troppo in ansia dal voto che gli daranno e speriamo che vada avanti. Nella scuola primaria, 5 anni fa, è stata avviata la scuola del gratuito senza voti. Quali sono state le ragioni che vi hanno spinto ad introdurre questa utopia? Dopo aver concluso un ciclo in cui una buona parte degli alunni scoppiava in lacrime di fronte ad un'interrogazione o comunque una verifica, abbiamo iniziato a riflettere su questo eccesso d'ansia e sulla loro scarsa capacità di collaborare con i loro compagni e di aiutarli a raggiungere risultati migliori. Perciò ci siamo detti che volevamo una scuola a misura di bambino, che valorizzasse le qualità di ciascuno piuttosto che identificarle in un numero. La scuola del gratuito è stata una bella esperienza e una bella idea, perché mi sono sentita a mio agio e non sono andata in ansia per il voto. Questa è stata un'esperienza speciale perché abbiamo potuto esprimerci senza una valutazione. Io mi sono sentita meglio. Uno dei pilastri della scuola del gratuito è il coinvolgimento dei genitori. Come genitore, come hai vissuto l'esperienza di tuo figlio in una scuola senza voti? Hanno capito che il voto era un qualcosa che faceva parte del percorso educativo di crescita, ma non era l'obiettivo finale di tutto ciò che facevano durante gli orari di scuola, e quindi per loro non c'era questa ansia da prestazione o questa valutazione così fredda, direi. Per me il voto non conta niente, perché noi non siamo un numero. Io non sono interessato ai voti perché non sono un numero. Mi è piaciuta questa scuola dal gratuito perché è senza voti, ma con dei commenti molto utili. Piuttosto hanno imparato ad autovalutarsi, non avendo questa pressione, sono riusciti anche a comprendere i loro momenti di difficoltà, i momenti particolari di difficoltà di qualche loro compagno o compagna, e quindi hanno saputo, ritengo, da quello che ho visto, essere di aiuto per se stessi e per i compagni. Per me la scuola senza voti è meglio, perché così posso concentrarmi di più sul mio lavoro. Cosa ha innescato di virtuoso la scuola del gratuito per gli studenti, le maestre e le famiglie? Diciamo che nessun alunno ha mostrato alcun segno, alcun genere di ansia di fronte alle verifiche o alle interrogazioni, e tantomeno di fronte all'errore, prendendo l'errore come stimolo per migliorarsi. Per me è molto meglio non avere i voti, perché così impari a essere valutato e capisci dove hai sbagliato. Invece con i voti vedi solo il numero, ma noi non siamo dei numeri. Il clima di classe è cambiato notevolmente perché i bambini hanno sviluppato la voglia di collaborare con gli altri e soprattutto con chi è in difficoltà, ed aiutarli a raggiungere l'obiettivo prefissato senza voler primeggiare in alcun modo.
Per quanto riguarda i genitori, danno meno importanza al voto numerico e prendono i consigli dell'insegnante come una risorsa per poter accompagnare i loro figli nel processo dell'apprendimento. Perché mia mamma non mi chiede con ansia quanto ho preso dalla verifica. Noi docenti, attraverso questa rinnovata pratica didattica, educhiamo a saper vivere e cresciamo insieme ai nostri alunni, mettendo continuamente in discussione la nostra funzione e la nostra capacità valutativa. Il rapporto collaborativo e di stima con i genitori porta anche noi docenti a vivere in assoluta serenità il nostro ruolo. La scuola del gratuito mi è piaciuta soprattutto nel fatto che non si litiga tra amici e la mamma e il papà non ti chiedono il voto. Perché non ci sono i voti, così i miei compagni non mi possono prendere in giro per il voto che prendo e i miei genitori non si preoccupano per esso. La scuola del gratuito serve per evitare i confronti con i compagni e per migliorarsi nella propria autovalutazione. Hai avuto tua figlia che non ha fatto la scuola senza voti e invece tuo figlio che ha iniziato 5 anni fa questo percorso. Hai notato delle differenze nella vita dei tuoi figli? Direi di sì, soprattutto nella mancanza di confronto, ma confronto negativo con gli altri compagni. La mancanza del voto non li mette alla ricerca di un sapere se ho fatto meglio o ho fatto peggio. Sono più concentrati esclusivamente su quello che fanno loro, sulle loro capacità e sugli obiettivi che riescono a raggiungere, ma difficilmente si domandano come hanno lavorato i compagni. Lavorano tanto in gruppo e quindi hanno poi la possibilità del confronto tra di loro, ma in modo molto più positivo. Quindi secondo me questa è una delle cose più importanti ottenute dall'assenza del voto. L'idea della scuola senza voto mi piace perché la mamma non mi chiede il voto e quindi ho meno pressione. Uno dei pilastri della scuola del gratuito è l'autovalutazione. In che cosa consiste? Tramite l'autovalutazione e la riflessione, gli studenti imparano a valutare l'apprendimento e il loro modo di porsi di fronte al lavoro, al fine di migliorarsi. L'autovalutazione degli studenti è fondamentale affinché siano sempre più consapevoli dei propri punti di forza e sappiano individuare delle strategie per i punti di debolezza. A me la scuola del gratuito è piaciuta perché con un numero non capisco la mia valutazione. Per me la scuola del gratuito è molto utile per capire, per migliorarsi e senza essere condizionati dal voto. Mi è piaciuta questa scuola del gratuito, cioè senza voti, perché le maestre ci fanno capire dove sbagliamo. Le riflessioni degli studenti forniscono anche un riscontro estremamente prezioso per il nostro lavoro di insegnanti. Scuola senza voti non vuol dire assenza di valutazione, ma valutazione che arricchisce, una valutazione dialogica e che punta ad una maggiore consapevolezza dello studente. Mi piace la scuola del gratuito perché non vedo il voto, però capisco la schedina dove ho sbagliato e dove ho fatto giusto. Questa scuola senza voti mi ha aiutato molto nell'autovalutazione, cioè nell'autovalutarmi. Con la scuola del gratuito si impara che noi non siamo dei numeri e non importa prendere un 9 invece di un 10, perché l'importante è sapere che abbiamo fatto del nostro meglio e questo va bene. Le maestre poi ci danno dei consigli e ci aiutano a capire dove sbagliamo. Sappiamo che alcuni genitori non hanno condiviso appieno questo percorso. Da quello che hai potuto recepire, quali sono state le resistenze più grandi nei confronti di una scuola senza voti? È sicuramente un percorso nuovo al quale noi non eravamo abituati perché siamo tutti cresciuti con una scuola basata sul voto, per cui per molti genitori era molto difficile valutare obiettivamente il risultato dei propri figli. È un'ansia che comunque arriva dai genitori, nel senso che è un percorso che va sposato sin dall'inizio, sin dal primo anno, e andrebbe portato avanti in modo consapevole fino alla quinta, quando poi alla fine del primo quadrimestre
Le insegnanti spiegano ai ragazzi la presenza dei voti. In questo modo si lavorerebbe in modo molto più sereno, anche perché i ragazzi non vengono a sapere, non sanno, non sentono di essere traditi nel momento in cui scoprono magari che invece il voto c'è, e lavorano più serenamente per tutti gli anni. Mi è piaciuto passare la scuola primaria con la psicologia del gratuito, perché non siamo stati valutati con un numero, ma ci siamo fatti spiegare che cosa abbiamo fatto di giusto e sbagliato. I vostri ragazzi di quinta primaria il prossimo anno cominciano la scuola secondaria. Li vedete pronti per questo passaggio? Quest'anno dal secondo quadrimestre sulle esercitazioni la schedina, la mappa della valutazione è accompagnata dal voto numerico. Ciò non ha destabilizzato in alcun modo i bambini, per cui riteniamo che siano pronti per la valutazione alla scuola secondaria. Per me la scuola del gratuito è molto più bella e in confronto ad ora che ci danno i voti, molte persone ammirano questa scuola. L'esperienza è stata carina, ma io volevo prendere i voti fin dalla prima. In questi anni senza i voti non mi preoccupavo per niente, quando ho iniziato a vederli era tutto diverso e ormai mi sono abituato. I vostri figli finiscono la quinta primaria e si apprestano a fare il passaggio alla scuola secondaria. Siete sereni sul fatto che nella scuola secondaria comincino a prendere i voti oppure no? Avendo iniziato, come diceva Arianna, dalla fine del primo quadrimestre a conoscere più che l'esistenza, che non è che sono nati proprio ieri, sapevano alla fine di questi voti per mille ragioni. La scuola del gratuito è una bella esperienza, perché senza i voti non c'è motivo di preoccuparsi. Avendoli vissuti in questo modo, il voto lo calcolano come risultato del lavoro che hanno fatto, non come un giudizio che le maestre hanno dato, e quindi sono altrettanto sereni, e se lo sono loro lo siamo anche noi genitori, che questo passaggio sarà un passaggio naturale, senza attriti, senza nessun tipo di problema. Questa scuola senza voti mi ha aiutato a migliorare, perché non mi devo preoccupare e i miei genitori non mi agitano. Per me la scuola del gratuito è stata un'esperienza indimenticabile che ricorderò sempre. La scuola del gratuito mi ha dato molta più libertà senza voti e ho potuto migliorare negli studi con i soli consigli delle maestre. È stata un'esperienza fantastica, perché non ci sono i voti e noi non siamo un numero. Un altro strumento di valutazione è la lettera che le insegnanti consegnano agli studenti al termine del primo quadrimestre. In che cosa consiste questa lettera? È una lettera che l'insegnante scrive personalmente ad ognuno dei suoi alunni, nella quale mette in evidenza il positivo, racconta i progressi personali, ma anche le fatiche, e chiede là dove ritiene necessario alcuni miglioramenti. I bambini con questa valutazione dialogica si sentono accolti e riescono a partecipare e ad imparare meglio. La scuola del gratuito è fantastica, perché man mano che avanzi negli anni scopri cose nuove, ma soprattutto compagni nuovi, e penserai che i voti non servono più, infatti è proprio così. Mi piace la scuola del gratuito perché con la schedina posso capire dove ho sbagliato e dove no, e invece con i voti non puoi capire. E da quest'anno, avendo capito il grande valore che ha questa lettera, abbiamo sollecitato i genitori e anche loro a scrivere una lettera ai loro figli. Anche voi avete fatto questa esperienza? È stata un'iniziativa che noi abbiamo molto apprezzato e una buona idea per condividere proprio la vita all'interno della scuola. Vivendo però insieme comunque il momento della scuola, abbiamo preferito riunirci e parlare insieme di tutto quello che accade, di quello che c'era sulla loro lettera e un po' sull'andamento di tutti e tre a scuola.
Io sono stato bene perché non abbiamo l'ansia del voto, quindi riusciamo a fare meglio le prove. Per me l'esperienza della scuola del gratuito è stata bellissima perché i consigli delle maestre sono molto più importanti dei voti. Direi che la lettera indirizzata al ragazzo, all'alunno, fa veramente tanto tanto piacere, perché fa sentire importante la persona che è al centro degli sforzi della famiglia e della scuola. Mi piace la scuola senza voti perché non sai che voto prendi. Con un numero non si capisce se la prova è andata bene o male, però invece con la mappa di valutazione si capisce cosa hai imparato. Il commento sulla schedina ti dice come ti puoi migliorare. Il voto invece è soltanto un numero che non ti dice niente. Per quanto ci riguarda, è stato lo spunto per fare appunto il bilancio di questi anni. La scuola del gratuito per me è molto meglio delle altre, altrimenti noi faremo un po' fatica a comprendere ciò che abbiamo sbagliato e ci preoccuperemo troppo del voto. Questa scuola mi ha fatto capire che noi non siamo un numero e che non dobbiamo essere giudicati. E anche la parola famiglia, cioè persone che si conoscono e che stanno bene fra loro. E abbiamo capito che l'importante per il nostro figlio è quello di essere ascoltato e di essere valutato per quello che lui è, con i suoi pregi, i suoi difetti, le sue debolezze, le sue capacità. E il fatto di capire quali sono le sue particolarità può aiutare sia lui che gli insegnanti a tirare fuori il meglio dai ragazzi. Quindi decisamente la lettera è una buona cosa che ha aiutato molto la famiglia a discutere col proprio figlio. Questa scuola del gratuito è bella perché non ci sono i voti. Per me la scuola del gratuito è stata un'avventura fantastica, senza i voti, e molte persone mi invidiano e di questa cosa ne sono molto fiera perché la mia scuola è la migliore del mondo. Mi piace la scuola del gratuito. In questo anno avete proposto anche una lettera ai genitori. In che cosa consiste questa lettera che i genitori devono scrivere ai loro bambini? Nello spirito della scuola del gratuito e visti i risultati ottenuti dalle lettere da noi consegnate agli alunni, è stato rivolto il suggerimento alle famiglie di utilizzare questo stesso strumento al fine di promuovere questi cambiamenti e processi di maturazione e di ascolto anche all'interno del nucleo familiare e far percepire ai bambini la comunione di intenti della famiglia e della scuola. La scuola del gratuito mi è piaciuta perché senza voti non ti devi preoccupare di quello che prendi e i genitori non discuteranno se sarà un brutto voto oppure uno bello. La scuola senza voti mi ha aiutata a migliorare il mio percorso di vita, pratico per lo studio e sociale per gli amici.